Teledurruti, Gosh Caviar, Bobo Craxi, ma ti sei vestita da capitano Aqab? Cosa c'entra Aqab, la balena bianca con Hammamet, dove ti trovi? Sono come il generale Rommel. Il feldmaresciallo, non generale. Tu sai che qui aveva il suo headquarters ad Hammamet. Ma mio padre ci stava, stava a El Alamein, mio padre, che in realtà è in Egitto, però. Fino alla seconda guerra mondiale, quando gli alleati sfondarono la linea del mare. Come faceva la canzone? Ma la sagra di Jarabub. Incollata sul palmeto regna immobile la luna, e a cavallo della luna sta un antico minareto. Esattamente, ma si sente da lì dove sei il minareto? Il minareto si sente Cioè, no, intendo benissimo. dire la voce del Muezzin, ti arriva. Molto alta soprattutto. Molto, mi pare giusto, insomma, usi i costumi. I venerdì fanno delle grandi prediche. Invitano le donne a portare il burkini. Ho capito. Senti, cerchiamo di. Noi siamo contrari al burkini. Qual è la nostra linea? Ma io sono contrario perché, ma non vorrei parlare di questo. Vorrei che tu mi dicessi cosa stai facendo, ti stai rilassando. Non leggo neanche i giornali, figurati. Fai bene, qui è la desolazione più assoluta. Leggo solo Le Monde. E poi i giornali locali, E cosa dicono i giornali locali? che c'è stato un remo, sai cos'è? Un ripasto, c'è stato un ripasto, nuovo governo. Qui, lì, tu dici lì, in Tunisia. E poi c'è un referendum sulla Costituzione. C'è una certa Marie-Hélène Bois che sta organizzando la Costituzione qui in Tunisia. Ah, ma magari. Non lo so, io non me ne occupo. Poi dice che devono mandare 50 profughi italiani qui ad Hammamet, ma noi non li vogliamo. Però tu hai una casa grande, li potresti accogliere, no? Io non voglio avere 50 italiani qui di fianco, perché dice che hanno visitato delle cose. Il sindaco di Hammamet è molto incazzato. Mi pare Perché dice che giusto. stanno per arrivare questi 50 e li portano al governo non dare più assurdo, secondo me. Ti pare? Rolina non è un paesaggio. E poi comunque spero che non vengano qui a bighellonare. Sì, questo lo posso capire, insomma, è comprensibile. E Secondo niente. me saranno sicuramente a bighellonare. Noi siamo contrari. Ma lavori socialmente utili, che ne so, ripulire, no. Ma probabilmente, ma essendo italiani, ripuliranno un po' di appartamenti. Ho capito. Va bene, Va ci sentiamo. bene. Rientro, io ritorno presto. Il problema è che non ci sono voli e il mare non è in buone condizioni, insomma, c'è tutta una serie di cose che non. Però ci vediamo qua, tu vai a Favignana, mi pare, no? Io vado a Favignana, poi vado a Palermo, vado a portare un fiore sulla tomba dei miei cari che sono appunto, stanno lì al cimitero di Sant'Orsola e poi torno a Roma. Bene, Anch'io l'ho fatto. con questa nota diciamo Dolente. anche allegra, insomma. Dolente. Sol chi non lascia eredità di affetti, poca gioia dell'urna, dice Ugo Foscolo. Egregie cose. Bene, Bobo Craxi, Gosh Ma io Caviar, mi non ho raccomando.